Buonasera e benvenuti a questa edizione flash del nostro telegiornale. È finita 6-4 per la formazione dei campioni per la ricerca, la partita Fano per la vita contro la nazionale italiana di calcio dei cantanti di fronte ad un pubblico delle grandi occasioni che ha riempito gli spalti dello stadio comunale Lello Mancini di Fano. In totale sono stati venduti 4.600 biglietti per un incasso di 27.000 euro che andranno devoluti all'associazione Onfalos Autismo e all'associazione domiciliare a malati oncologici ad A. Fano per la seconda volta vi accoglie con grande entusiasmo, vi fa piacere stare qui? Grande affetto, gente fantastica, le Marche non tradiscono. Il motivo vero e la nostra sfida ogni volta, la scommessa è riuscire a richiamare abbastanza gente per fare delle raccolte cospicue. In questo caso mi sembra che ci siamo riusciti, ma appunto va ringraziato il pubblico, i fanesi, i marchigiani in generale che sono venuti qua. Dov'è? Aspetta! Prosegue la raccolta di firme promossa dal Movimento 5 Stelle. Possibile la tua Fano è bene comune per la presentazione di una mozione popolare e un referendum sulla sanità nel comune di Fano. In sostanza per dire no all'ospedale unico e no alla sanità privata con il Project Financing. L'obiettivo di questa firma, il primo innanzitutto, è già stato realizzato perché in poco più di 8 ore, insomma in 2 giorni di raccolta firme, già siamo arrivati alle firme necessarie che ci servono per presentare in Consiglio Comunale, insomma, la mozione popolare. E quindi presto i firmatari, tra cui abbiamo qui appunto Marta Costantini, la porteranno i primi giorni della settimana prima e chiederemo che ci sia l'urgenza per la discussione in Consiglio Comunale. Questa, diciamo, che è la prima parte del nostro lavoro, quindi una proposta che un cittadino porterà a nome di tutto il coordinamento in Consiglio Comunale e poi sarà il Consiglio a valutarla e vedere se promuoverla o bocciarla. Per avere il referendum dobbiamo raccogliere 2.600 firme, quindi non manca tantissimo, però abbiamo deciso di continuare perché vogliamo rispettare la volontà popolare. La partecipazione è una partecipazione molto importante, la gente è arrabbiata perché non vuole una sanità privata, non vuole un project financing, vuole una salute e una tutela della salute a servizio del cittadino, vuole l'ospedale di Fano, perché l'ospedale di Fano è un ospedale importante non solo per la città di Fano ma per tutto il territorio. Quindi noi continueremo perché vogliamo arrivare a fine aprile non con 2.600 firme ma con molte molte di più. Messaggio al sindaco qual è? Messaggio al sindaco è, glielo lanciamo da tempo, quello di farsi promotore della volontà dei cittadini, quindi cercare di dissipare tutti i problemi interni che ha la sua maggioranza e farsi coraggio e seguire la volontà dei cittadini, che pare veramente chiara e non è quella espressa dal Consiglio Comunale come è avvenuto anche un paio di giorni fa. No assolutamente all'ospedale unico Fosso Signore. No all'ospedale unico Fosso Signore, no alla sanità privata, sì a una tutela della salute per tutti i cittadini senza distinzione. Quando e dove si potrà continuare a firmare? Allora, noi ci saremo sempre a Palazzo Cabuccini il mercoledì, il sabato e la domenica, mattina e pomeriggio, dalle 10 a mezzogiorno e dalle 16 alle 19. E poi aspettiamo dal comune il nulla osta per avere i banchetti, la possibilità di fare banchetti anche davanti all'ospedale. Sono 4 volte che portiamo questa richiesta e ancora non abbiamo avuto risposta positiva. Mercoledì 6 aprile alle ore 16.30 nell'Aula Magna del Battisti di Fano il dottor Marco Belogi, su invito del Circolo Culturale Bianchini, commenterà il libro da lui redatto Santa Croce, un ospedale nella storia. La storia del Santa Croce è un racconto scritto sulla scorta di recuperati documenti originali ma anche di immagini d'epoca. Matteo Ricci apre le porte dei nuovi spogliatoi del campo scuola. Dovevano essere adeguati, l'impianto è il luogo centrale per la città e dello sport, ha detto il sindaco di Pesaro, punto di riferimento per scuole, associazioni e volontariato sportivo che hanno una funzione sociale insostituibile. Ora troveremo servizi adatti per la pratica sportiva, insomma cose concrete, ha detto il primo cittadino pesarese. Investimento complessivo dell'opera 100.000 euro.
Inizia lunedì 4 aprile alle ore 21 nella sala del Consiglio Comunale di Fano la quinta edizione di Terre di Mezzo. Filo conduttore dell'edizione 2016 sarà la recente enciclica di Papa Francesco, Laudato Si. Nelle tre serate ci si confronterà sullo stile di vita del credente e del non credente, nell'abitare appunto la città, la terra e le relazioni. Obiettivo di fondo sarà quello di coltivare la speranza che sia possibile, nonostante tutto, impegnarsi per un altro tipo di progresso, più sano, più umano, più sociale e più integrale. Ospiti Ernesto Preziosi, Vincenzo Varagona e Francesco Toriani. La Proloco di Monbaroccio inaugura domenica 3 aprile alle ore 16 nella chiesa di San Marco la mostra Tra forma ed emozioni, dialogo e confronto tra pittura e scultura. Protagonisti della mostra le sculture in legno di Marsilio Pianosi e le opere pittoriche di sua figlia Nadia. Dopo due soste torna in campo l'Alma Juventus Fano allo Stadio Mancini contro l'Avezzano. La gara inizierà alle 15. Come sempre la telecronaca andrà in onda lunedì sera alle 21 dopo il telegiornale. TG Flash finisce qui. A voi tutti l'augurio di una buona domenica e arrivederci.